Mi scuserete se leggo piuttosto che partalare a braccio. Quando alcuni mesi or sono mi chiamò Carlo Sisi per propormi di partecipare a questo seminario dedicato alle arti negli stati preunitari italiani, con una relazione avente per oggetto la miniatura. Lasciando a me la scelta dell'argomento, il mio pensiero andò subito alla Milano dell'età napoleonica, dove l'arte della miniatura, o per meglio dire del ritratto in miniatura, perché di questo in particolare l'aspetto di quest'arte di cui tratterà il mio intervento, visse proprio in quell'epoca una delle sue stagioni più felici, grazie soprattutto alla presenza di un vero e proprio campione di questo genere pittorico, quale fu il bresciano Gian Battista Gigola, a lungo attivo tra età rivoluzionaria e restaurazione per la migliore aristocrazia europea. A questo straordinario artista, nell'ultimo quarantennio, sono stati dedicati diversi studi, inaugurati da quelli pionieristici e ancora di fondamentale importanza di Fernando Mazzocca, confluiti nel catalogo della memorabile mostra da lui curata, Neoclassico Troubadour, nelle miniature di Gian Battista Gigola, tenutasi nell'inverno 1978-79, dapprima a Milano al Museo Paul di Pezzoli e quindi a Brescia alla Pinacoteca Torio Martinengo, catalogo centro di copertina nera con piccola miniatura centrale. Tra fine Settecento e primo Ottocento, il supporto comunemente utilizzato per l'esecuzione di ritratti in miniatura era l'avorio, dipinto con colori all'acquerello e a gouache, macinati finissimamente e sciolti in acqua con la giusta dose di gomma arabica, talora con l'aggiunta di un pezzetto di zucchero candito che aumentava la brillantezza dei colori e ne contrastava la tendenza a scagliarsi, una tecnica derivata dalla tradizione dell'illustrazione e della decorazione dei codici pergamenacei che si è andata evolvendo come arte autonoma in seguito all'invenzione della stampa nei primi decenni del Cinquecento. L'avorio, tagliato in lastre sottilissime dalla zanna d'elefante in senso longitudinale, a qualcosa permetteva di ricavare supporti della grandezza massima di circa 20 centimetri. Nel corso del XVIII secolo era andato sostituendo la pergamena, grazie soprattutto allo straordinario successo internazionale riscosso sin dalla fine del secolo precedente dalle piccole effigi di finissima fattura, miniate su avorio dalla geniale pittrice veneziana Rosalba Carriera, la quale, seduta al tavolino da lavoro nella quiete operosa della sua casa in San Vio, fu la prima a comprendere e a sfruttare appieno le straordinarie potenzialità dell'avorio, utilizzato in quel tempo a Venezia per la realizzazione di tabacchiere, che permetteva di ottenere effetti di luce sfruttando le zone non ricoperte dal colore. Al procedimento tradizionale, minuto e prezioso, della miniatura su pergamena tramandato attraverso i secoli, che permetteva di fondere e raddolcire le tinte basate su un fitto punteggiato ottenuto mediante piccoli punti rotondi o leggermente allungati oppure con un finissimo tratteggio incrociato, che ricopriva l'intera superficie del supporto. Eccolo qua. Questo è un autoritratto del pittore fiorentino Ippolito Galantini del Seicento. Rosalba andò sostituendo con enorme successo uno stile personalissimo che è stato giustamente definito a impasto. Lei per prima infatti portò nel formato ridotto il fare largo a impasto per l'appunto, della pittura in grande, utilizzando colori a gouache con ampio uso del bianco, applicati in modo piuttosto denso e con una pennellata sciolta, tanto da dar talora nella resa dei capelli e degli indumenti un effetto di rilievo, riservando invece le eccezionali qualità diafane dell'avorio alle carnagioni, definite con un leggero punteggiato d'acquerello che lasciava sapientemente scoperte, nella resa delle parti più luminose, ampia zona del supporto. Questa nuova tecnica che possiamo davvero definire rivoluzionaria, pur continuando a convivere a lungo con quella tradizionale punteggiato, influì in modo determinante sull'evoluzione lenta ma inesorabile dell'arte della miniatura e verso la fine del settimo decennio del Settecento la strada aperta dalla grande artista veneziana iniziò a dare pienamente i suoi frutti raggiungendo le vette più alte proprio in età rivoluzionaria e napoleonica. Il 15 maggio 1796 il generale Bonaparte entrò a Milano alla testa di quel giovine esercito che aveva allora varcato il ponte di Lodi e fatto sapere al mondo che, dopo tanti secoli, Cesare Alessandro aveva un successore.
scelto di introdurre questo mio breve intervento con il folgorante incipit della Certosa di Parma, perché fissa magistralmente, nella maniera più efficace, l'esordio dell'età napoleonica a Milano, città tanto amata da Stendhal. La fulminea prima campagna d'Italia di Bonaparte, che mise fine temporaneamente al dominio austriaco sulla città ambrosiana, divenuta un anno più tardi, il 29 giugno 1797, la capitale della Repubblica Cisalpina, determinò una vera e propria rivoluzione anche nel campo delle arti figurative, che videro il rapido prevalere del ritratto, sia in grande che in miniatura, sugli altri generi pittorici, a causa dell'incessante richiesta proveniente in primo luogo dagli ufficiali e dai funzionari dell'armata francese. Anche la carriera del più celebre pittore allora attivo a Milano, Andrea Piani, distintosi ormai da più di un quindicennio come affreschista, come pittore incausto e come pittore di figura a olio, subì un improvviso cambiamento. Dopo aver eseguito davvero un primo studio del volto di Bonaparte in occasione del suo ingresso trionfale a Milano, Appiani, nel corso del triennio giacobino, si dedicò infatti soprattutto al ritratto a olio, sia su tela che su tavola, anche di piccolo formato, immortalando ripetutamente il giovane generale vittorioso, celebrato quale novello dio della guerra, nonché tanti protagonisti della vita militare, civile, artistica e intellettuale della vivace capitale repubblicana. Poiché in quest'epoca, come peraltro nel quindicennio successivo, non è documentata alcuna attività di Appiani come miniaturista, un aspetto della sua produzione artistica tuttora avvolto nell'ombra, qui potrei aprire una parentesi sulle supposte miniature attribuite a Batoni, a Lampi, sono tutte miniature da pre ovviamente, ma il mercato è pieno di attribuzioni sbagliate appunto. Va fatta risalire verosimilmente agli anni giovanili quella miniatura rappresentante Vulcano e Venere nudi, ricordata da uno dei suoi più autorevoli biografi, Giuseppe Beretta. Nel corso del Settecento l'arte della miniatura era andata riscuotendo un progressivo successo, segnatamente per l'esecuzione dei ritratti ad vivum, testimoniato anche dalla diffusione dei manuali dedicati a questa tecnica pittorica, indirizzati in particolare a un sempre crescente numero di dilettanti. Proprio a Milano, capitale della Lombardia austriaca, l'editore Giuseppe Galeazzi pubblicava nel corso della seconda metà del secolo, in tre successive edizioni, qui vediamo la terza del 1783, un manuale intitolato Trattato di miniatura. Presentato come lavoro originale da anonimo autore, ma in realtà versione italiana dell'École de la miniature di Claude Boutet, fortunatissimo trattato pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1672, il trattato tramandava di fatto all'età dei lumi i dettami e misteriosi artifici della scuola classica punteggiata della miniatura del XVII secolo, quando, come supporto, veniva utilizzata, come si è visto, esclusivamente la pergamena. Destinato ai principianti della miniatura, ben distinta dalle altre tecniche pittoriche, essa è più delicata, vuole essere guardata da vicino, non si può farla bene che in piccolo, non la si lavora che sopra la pergamena o sopra tavolette dall'olio, e i colori non si stemperano che con l'acqua di gomma arabica. Il manuale si rivolgeva in particolare ai religiosi, ai personaggi di rango che vogliono solamente passare qualche ora del giorno in questo dilettevole esercizio, principalmente alla villa, dove non si può dare un impiego più onesto né più ricreante di questo. Nel 1791 il nome di Andrea Appiani veniva elencato in una rarissima fonte stampa, sembra strano, rarissima fonte stampa, ce n'è un'unica copia all'Università di Pavia, intitolata Il servitore di piazza ad uso di commercio per la città di Milano, tra i pittori di figure e ritrattisti, assieme ad altri 34 colleghi. Ma non interessa un'altra pagina di questo servitore di piazza. Infatti, venivano registrati come pittori di miniatura e ritrattisti solamente 8 professionisti. Ecco i loro nomi: N. Cornea, Martino Fumagalli, Antonio Guanciati, Domenico Medicina, Antonio Perego, Antonio Ro, Giovanni Antonio Rovati e Martigliano Sala. Con l'eccezione dei soli Perego e Rovati, null'altro sappiamo dell'attività di questi specialisti della miniatura attivi a Milano negli ultimi anni del dominio austriaco. Antonio Perego, ecco una miniatura su pergamena di ampio formato. La pergamena ovviamente permetteva di
realizzare miniature di ampio formato. Abbiamo detto che invece l'avorio oltre i 20 cm non si poteva, salvo fare delle giunte, ma che era molto rischioso. Col tempo l'avorio si distaccava. E come potete vedere, Antonio Perego lavorava ancora col vecchio stile tradizionale a punteggiato. Di Giovanni Antonio Rovati, invece, oltre a un disperso ritratto in miniatura della contessa Maria Castiglioni, prima moglie di Pietro Verri, si segnalano una coppia di ritratti datati al 1794, sapientemente miniati su lastre d'avorio di ampio formato, rappresentanti a tutta figura con sfondo di paesaggio i principi Alberico XII e Anna Ricciarda Barbiano di Belgioioso d'Este. Queste due ultime effigi furono riprodotte fedelmente a olio su lastre di rame dello stesso formato, quindi formato identico, tecnica diversa. Rovati su avorio, Scotto olio su rame. Sono miniature che ho trovato nel corso delle mie ricerche in due diverse famiglie discendenti dai Barbiano di Belgioioso. Riprodotte fedelmente a olio, appunto, dal genovese Francesco Maria Scotto. Pittore sia in grande che in miniatura, in occasione verosimilmente di un suo primo soggiorno milanese, infatti lo troveremo più avanti, collocato cronologicamente verso la fine del XVIII secolo. Ai nomi dei miniaturisti sin qui citati vanno poi aggiunti quello di Protasio Girolamo Stambucchi. Qui la miniatura non è un granché, però è interessante perché c'è l'iscrizione originale a Tergo con firma e l'identificazione di un conte Visconti, il quale, nato intorno al 1759, si dedicò sia al ritratto in grande che in miniatura, e soprattutto quelli di due più giovani artisti nati entrambi alla metà degli anni 60 del Settecento, l'aronese Giuseppe De Albertis e il monzese Giuseppe Longhi. Per quanto riguarda De Albertis, una fonte archivistica fornitaci dallo stesso autore testimonia che la tecnica della miniatura fu da lui appresa e praticata in gioventù a Milano a partire indicativamente dal 1778. Si tratta dell'istanza autografa redatta verso la fine del 1808, tesa a ottenere l'incarico di insegnante presso il Collegio Reale delle Fanciulle. E questo Collegio Reale delle Fanciulle lo ritroveremo spesso perché tra le materie di insegnamento delle fanciulle di buona famiglia c'era anche il disegno, ma e la miniatura. Quindi tanti miniaturisti o hanno lavorato o hanno cercato di lavorare in questo Collegio Reale delle Fanciulle, nella quale l'artista asserisce per gli impiegati 30 anni nell'apprendere ed insegnare, anche con l'educazione gratuita ad allievi, l'arte della pittura e della miniatura, tecniche che De Albertis andò avvicendando regolarmente, caso piuttosto raro, e torniamo al discorso. Come si fa a pensare che un Battoni si mettesse a fare miniatura, non riusciva a realizzare le commissioni di quadri a tutta figura, uno a uno? Nel caso di De Albertis invece è documentata questa sua duplice attività. E poi Giuseppe Longhi, allievo di Appiani e dell'incisore Giovanni Vangelisti, che alla sua ben più nota professione di incisore a Bulino fu insegnante storico della prestigiosa carica da cattedra di incisione dell'Accademia di Brera per un trentennio, alternò un'intensa attività come ritrattista in miniatura, che lo portò a essere il più ricercato specialista della capitale lombarda negli ultimi anni del Settecento. Entrambi i suoi biografi, Francesco Longhena e Giuseppe Beretta, riportano in proposito interessanti informazioni. E qui vi leggo un paio di stralci perché sono molto istruttivi. Così Longhena. Siccome parecchi di questi committenti gli domandavano di avere il loro ritratto in miniatura, egli, come che ignaro di questo genere di pittura, se ne incaricò e, studiandone i metodi da solo nell'enciclopedia, e in effetti l'enciclopedia è una sezione sulla miniatura, e con gli opportuni esercizi riuscivi per eccellenza, in modo che non v'era forse in Milano occasione di partenza d'amici o di parenti, né circostanze di sponsali tra le persone agiate in cui egli non fosse chiamato a farne i ritratti. Infatti il ritratto in miniatura si prestava perfettamente, come scriveva il biografo di Giambattista Gigola, a ogni sorta d'affetti. Così stettero le cose, e qua diventa interessante, fino al 1796, quando i francesi, condotti da Bonaparte, scesero in Italia. In quel tempo le domande di ritratti s'accrebbero a tal punto che gli fu forza occuparsi e giorno e notte per soddisfare a tutte le commissioni che riceveva. Quantunque avesse acquistato in questo genere di lavoro tanta facilità che il più delle volte ne faceva uno in un giorno,
e sentimmo da lui stesso parecchie volte che a conti fatti aveva guadagnato in un anno più di 20.000 franchi. Così invece il Beretta, tenendo sott'occhio sempre quei dipinti dei vari tempi e studiandoli a tutto sapore, ne ricavava bozze a pastello o dirò meglio a tre lapis per attenersi più fedelmente a quelle tinte di verità. Questa fu la spinta che l'eccitò in molta parte con trasporto alla miniatura, nel qual genere più di 1.000 ritratti, forse qua esagera, però uno al giorno, uscirono dalla mano di lui nel corso di pochi anni. Lavorati senza troppo colorito, infatti vedete che le tonalità sono quasi monocrome, ma molti grande effetto, ma toccati davvero artista. Tale studio gli acquistò un tatto spedito nel difficilissimo possedimento delle parti del vero. Come De Albertis, anche Longhi esercitò un'intensa attività didattica nel campo della miniatura, dando molte lezioni in diverse famiglie e introducendo, questo molto interessante, i segreti di questa tecnica, anche diversi suoi discepoli alla scuola di incisione dell'Accademia di Brera. Infatti ho potuto constatare che spesso sono gli specialisti della miniatura a Bulino che coltivavano anche la miniatura, perché avevano la pratica ovviamente del disegno davvero di piccolo formato e poi quindi veniva spontaneo cimentarsi anche nella miniatura su avorio. Tra i suoi tanti allievi va annoverata anche la cognata Maria Longhi, nata Ghizzoni, originaria di Como, alla quale vanno verosimilmente assegnati alcuni tra i tanti ritratti in miniatura firmati anch'essi con il solo cognome Longhi, ma firmati con carattere non corsivo, quella di prima era corsivo, molto diversa, ed eseguiti evidentemente da una mano diversa da quella del maestro, anche meno felice, anche se è una miniatura dignitosa, soprattutto nella resa dei capelli e del raffinatissimo abito a rigatino. Dopo i 14 mesi della parentesi austro-russa, ricostituita la Repubblica Cisalpina il 5 giugno 1800 e sancita con la vittoriosa battaglia di Marengo del successivo 14 giugno la liberazione del Piemonte e della Lombardia, iniziava la straordinaria carriera milanese del miniaturista bresciano Giambattista Gigola, ecco lì un altro ritratto di età rivoluzionaria, in una città pervasa d'entusiasmo per i successi del primo console. Formatosi tra Brescia, Milano e Roma, dove tra il 1790 e il 1796 aveva avuto modo di entrare in contatto con le più aggiornate tendenze del neoclassicismo di matrice internazionale, e reduce da un lungo soggiorno nella città natale, dove nel corso del triennio giacobino ha esercitato con grande successo la sua professione, oltre che a far parte della Guardia Nazionale, Gigola, presto introdotto, grazie alla protezione di quello che fu il primo dei suoi mecenati, il coltissimo marchese Gian Giacomo Trivulzio, che poi ritroveremo, negli ambienti artistici e collezionistici milanesi, divenne in breve il più ricercato ritrattista in miniatura della città, grazie all'altissima qualità pittorica e all'originalità delle sue opere. Basti qui ricordare quali esempi della sua migliore produzione datata agli anni compresi tra le due campagne d'Italia di Bonaparte, due capolavori assoluti improntati a un neoclassicismo estroso e non normativo, quali l'effigie a figura intera da sottile linearismo stilizzato, raffiguranti il conte Girono Fenarola Avogadro in uniforme d'ufficiale della Guardia Civica Nazionale di Brescia, al quale Fernando Mazzocca ha dedicato delle pagine deliziose, databile tra il 1797 e il 1799, e il conte Giuseppe Lecchi in uniforme di generale di divisione dell'esercito della Repubblica Cisalpina, collocabile cronologicamente al 1800, come una versione con taglio ravvicinato al mezzo busto, dove sul volto del comandante della gloriosa Legione Italica spicca l'aggiunta dei marziali mustacchi. Eccola qua, che vedo sempre la miniatura dopo e mi inganna. Il successo presso il riscosso da Gigola nella città ambrosiana è testimoniato anche dal suo biografo, il pittore Tommaso Castellini, che poté avvalersi delle preziose memorie manoscritte del miniaturista, andate in seguito disperse. Quest'epoca fu per lui di fortuna, poiché a Milano, quei giorni popolato da tanti stranieri di ogni grado militare e vogliosi di spedire alle loro famiglie il proprio ritratto, come era allora la voga, lo colmarono di queste ordinazioni e, come gli narrava, pagavano le 5 e le 6 sovrane d'oro. Fra i tanti estimatori di Giambattista Gigola si distinse in quell'epoca anche Ugo Foscolo, coinvolto sin dall'estate del 1801
in un'appassionata relazione con la contessa Antonietta Fagnani Arese, il quale in alcune lettere indirizzate all'amata dichiara di apprezzare i ritratti in miniatura del pittore bresciano, preferendoli a quelli della pur capace Giulia Corneo. Poco si conosce della vicenda artistica di quest'abile miniaturista, nata Grassi, la quale il 26 maggio 1805, in occasione dell'incoronazione di Napoleone re d'Italia, espose un ritratto in miniatura del celebre scultore Canova, purtroppo disperso, e dal 1812 al 21 ricoprì il ruolo di istitutrice maestra nel Collegio Reale delle Fanciulle. Tra i miniaturisti di valore residenti nella capitale della rifondata Repubblica Cisalpina, poi Repubblica Italiana dal 26 gennaio 1802, vanno annoverati anche il vercellese Giovanni Battista Caliano, formatosi all'Accademia di Torino e più tardi attivo tra Roma e Napoli, dove divenne ritrattista di fiducia di Mirà e infine in Spagna. E di questa miniatura di Caliano voglio farvi vedere, come esempio, un primo piano del volto. Ora, se voi pensate che la miniatura, questa, ha un diametro di 6 cm, questo volto è meno di un centimetro. Queste miniature venivano realizzate con dei pennelli finissimi, ovviamente, quello più largo per gli sfondi, quello mediano per abbozzare, quello finissimo per lavorare le carnagioni, i capelli, eccetera, e voi guardate in meno di un centimetro la maestria di questo professionista del ritratto in miniatura. La donna è anche una bella donna, uno sguardo malinconico, tecnicamente è una miniatura di altissima qualità davvero. Il comasco Gaspar Bettoldi, legato a Gian Battista Gigolo da stretti vincoli d'amicizia, che lavorerà con successo a Milano negli anni della restaurazione, anche questa malinconica miniatura, vedete una vedova, il padre è presente nell'urna. Infatti è montato in un astuccio con una miniatura mediocre, il ritratto del padre ancora con la parrucca fine Settecento, evidentemente defunto. Il romano Carlo Carloni, pittore ritrattista in miniatura e dall'encausto stabilitosi a Milano nel gennaio 1802, dopo aver lavorato con successo a Firenze, il piacentino Ferdinando Quaglia, che dopo gli studi condotti tra Piacenza e Parma e un breve soggiorno a Firenze, fu attivo nella città ambrosiana tra il 1800 e il 1805, specializzandosi nel ritratto in miniatura per poi trasferirsi definitivamente a Parigi, dove divenne, grazie all'altissima qualità delle sue opere, basti qui citare il magnifico ritratto che vedete proiettato del celebre contralto Giuseppina Grassini, conservato al Museo Teatrale della Scala di Milano, il miniaturista ufficiale dell'ex imperatrice Giuseppina di Beauharnais. E il più anziano, Vita Grego, incisore miniaturista di origini veronesi, autore di un trattato per ritrattisti, che dopo essere stato attivo tra Firenze, Venezia, Vicenza, Monaco di Baviera, operò nel corso del primo Ottocento in Lombardia, tra Brescia, Bergamo e Milano. Giambattista Gigola, dopo un lungo soggiorno a Parigi, protrattosi per 15 mesi dall'ottobre 1802 alla fine del 1803, dove aveva avuto modo di aggiornare il proprio stile grazie al contatto con i migliori miniaturisti allora attivi nella capitale francese, rientrò a Milano agli inizi del 1804. Ridivenendo in breve il più ricercato ritrattista in miniatura della città ambrosiana. Ecco un esempio della sua produzione di quel tempo, che si connota come uno dei capolavori assoluti della ritrattistica in miniatura europea dell'età neoclassica, tanto da figurare, e qui mi ricollego a uno dei titoli segnalati da Carlo Sisi, tra le opere selezionatissime di un grande evento quale fu la memorabile mostra The Age of Neoclassicism tenutasi a Londra nel lontano 1972, ossia il notissimo doppio ritratto dei fratelli Giovanni Edoardo e Maria Teresa De Pecis, benefattori della Pinacoteca Ambrosiana, rappresentato in un interno in mesto colloquio con i busti dei genitori. Dopo il rientro a Milano, Gigola andò consolidando i rapporti mecenatizi instaurati nella capitale francese col conte, anche questo già più volte citato, giustamente, Giovanni Battista Sommariva. Già rapace triumviro della Seconda Repubblica Cisalpina, trasformatosi in grande collezionista e protettore delle arti, da lui conosciuto grazie ai buoni uffici di Paolo Assalini, chirurgo personale del futuro viceré d'Italia Eugenio de Beauharnais. E con il già citato marchese,
Gian Giacomo Trivulzio. Per quest'ultimo Gigola realizzò in quel giro d'anni un vero e proprio piccolo sacrario familiare, costituito da tante ritratte in miniatura di diverso formato. Ecco a titolo d'esempio le quattro effigi esagonali montate in un prezioso tableau conservato al castello di Masino, raffiguranti il committente in basso a sinistra e i suoi tre fratelli, dall'alto a sinistra in senso orario, Teodoro Alessandro, ministro della guerra della Repubblica Italiana, Maria Margherita e Girolamo, padre di Cristina di Belgioioso. La toccante scena di conversazione miniata su una lastra d'avorio di ampio formato datata 1804, conservata presso gli eredi con i quattro figli di Gian Giacomo Trivulzio in un giardino al crepuscolo, intenti a incoronare con una ghirlanda di fiori il busto del padre, e l'incantevole tondo dalla grazia quasi archeologica, così Fernando Mazzocca, datato 1807, conservato nelle raccolte del Museo Pol di Pezzoli, con gli stessi bambini più grandicelli ripresi su un fondo neutro appena mosso da lievi ombre con grandi occhi sognanti, che è una delle cifre di Gian Battista Gigola, rivolti allo spettatore intenti a giocare con una farfalla, emblema dell'anima. Agli inizi del 1806, a un anno di distanza dalla fondazione del Regno Italico, il pittore bresciano, a coronamento del suo successo, veniva nominato ritrattista in miniatura di Sua Altezza Imperiale, il Principe di Cera d'Italia. Gli esordi del lungo rapporto mecenatizio tra il già affermato miniaturista dai trascorsi rivoluzionari e Principe Eugenio, proclamato solennemente Viceré d'Italia il 7 giugno 1805, venivano così ricordati nelle già citate memorie dell'artista. Aveva allora appunto il principe fatto eseguire dalla Appiani il proprio ritratto e gli incaricava, cioè incarica Appiani, Puranco di farne eseguire, quindi non eseguire lui, come qualcuno sostiene, molte copie in avorio, che inserite sopra tabacchiere soleva regalare ai suoi affezionati. Lo Gigola pure fu scelto fra gli esecutori e tanto piacque a Sua Altezza il ritratto da lui eseguito che tosto viene commise uno di figura intera fatta non più dal quadro della Appiani, ma sulla sua persona accordandogli le necessarie sedute. Piacque universalmente quel ritratto ed in modo particolare all'aurea principessa Amalia alla quale era destinato, sì che da allora in poi il ritrattista di corte divenne lo Gigola, il ritrattista di corte in miniatura ovviamente, il ritrattista di corte era Appiani. Se l'effigie del viceré miniata da Gigola da pre Appiani non è ancora tornata alla luce, quella eseguita ad vivum in figura intera destinata da Amalia Augusta di Wittelsbach, principessa di Baviera, divenuta sua moglie a Monaco il 14 gennaio di quell'anno, due giorni dopo l'adozione d'Eugenio da parte di Napoleone, va verosimilmente identificata con la versione già conservata nella raccolta parigina del collezionista Bernard Frank, firmata e datata Mediolani 1806, andata dispersa nel primo Novecento, ma fortunatamente riprodotta, sebbene in bianco e nero, in una vecchia immagine di alta qualità, un catalogo di una mostra napoleonica che si tenne a Torino nel primo Novecento con delle tavole in bianco e nero strepitose. Quest'opera è una magnifica replica con minime varianti, le figure sul basamento per esempio vanno da una parte mentre invece l'altra vanno dall'altro, piccole variazioni ma di fatto una replica, però non essendo datata questa è sicuramente la replica, sono in diretto rapporto con un piccolo ovale dove il viceré è ritratto in modo identico ma con taglio ravvicinato e limitato al mezzo busto, appartenuto al generale Corso Arrighi de Casanova, duca di Padova, cugino di secondo grado di Napoleone. Iniziava così il capitolo più prestigioso della parabola artistica di Gian Battista Gigola, che lo vide distinguersi per circa 9 anni al servizio del principe Eugenio, realizzando tantissime effigi in miniatura dei più diversi formati della coppia vicereale e dei loro primi 4 figli, Giuseppina Massimiliana, Ortensia Eugenia, Augusto e Amalia. Dapprima esclusivamente su avorio e quindi a partire dal 1811-12 anche a smalto su rame e su porcellana. Nella lunga serie di effigi, dove i bei tratti somatici del giovane principe dagli occhi cerulei vengono ripetuti dall'artista in modo sostanzialmente identico, Eugenio viene rappresentato di volta in volta non solo come si è visto poc'anzi nella sua veste ufficiale di viceré d'Italia, ma anche come
principe dell'impero francese, principe di Venezia, sembra un po' quel gioco del ritaglio che scambiano i vestiti, no? Come granduca ereditario di Francoforte, vabbè, però c'è tutta la figura, e nelle più svariate uniformi militari napoleoniche, sia italiane che francesi. Eccolo dunque, con le uniformi di colonnello generale dei cacciatori a cavallo della Guardia Imperiale, si vede che è un consulente esperto di uniformologia alle spalle, di colonnello generale di fanteria della Guardia Reale, di Guardia Reale d'Onore della Compagnia di Milano, e cambiava il colore della pettiglia nelle Guardie d'Onore di Bologna, di Brescia e di Milano, e di generale di divisione dell'esercito francese. Per quanto riguarda le tante figlie di Augusta Amalia di Baviera e dei primi quattro figli, basti qui ricordare a titolo d'esempio il magnifico ritratto della vice regina con la figlia primogenita Giuseppina Massimiliana, principessa di Bologna, eseguito da Gigola tra il 1808 e il 1809 in almeno due versioni, e l'altrettanto attraente ritratto di gruppo, tornato alla luce da pochissimo tempo, della vice regina con i suoi primi quattro figli, databile al 1812. A destra, teneramente abbracciata la madre, è raffigurata la primogenita Giuseppina, principessa di Bologna, futura regina di Svezia. In questo periodo di particolare fervore creativo, Giambattista Gigola, oltre a cimentarsi nelle sue prime prove come illustratore di preziosi volumi in pergamena, il Decamerone, datato al 1811, e gli amori pastorali di Daphne e Chloe al 1813, sperimentò con successo l'arte della pittura su smalto, meritando nel 1812 la medaglia d'oro al concorso annuale delle arti dei mestieri. Nella capitale del Regno Italico, l'incessante richiesta di ritratti in miniatura, incentivata anche dalle pressanti esigenze della coppia di Cereale, oltre a stimolare un ulteriore incremento della produzione dei miniaturisti già attivi in città nella precedente età repubblicana, esercitò un forte potere d'attrazione su diversi specialisti del ritratto di piccolo formato provenienti da altre città. Oltre al bresciano Gigola, ritrattista ufficiale del viceré e come tale vero e proprio punto di riferimento per gli altri colleghi, operarono per gli ambienti di corte tutti e tre i più importanti specialisti di arte di Milano, come si è visto negli ultimi anni del Settecento. Il genovese Francesco Emanuele Scotto, il quale, come testimoniava lo stesso Gigola nelle sue memorie, grazie al successo riscosso delle sue miniature, entrò con lui in diretta competizione nel cercare di ottenere i favori delle migliori famiglie della città e soprattutto della corte, riuscendone in quest'ultimo caso sconfitto, seppur con onore, l'aronese Giuseppe De Albertis, che prestò i suoi servizi all'imperatrice Giuseppina e alla viceregina Augusta Amalia con loro particolare gradimento, autore, come riportato da una tradizione familiare, di diversi ritratti in miniatura da pre-Andrea Appiani, a lui legato da stretti rapporti d'amicizia e di collaborazione. Non conosciamo ritratti in miniatura da pre-Appiani firmati da De Albertis, ma tale prassi, molto diffusa tra i miniaturisti attivi a Milano negli anni dell'impero, ben documentata da opere di altri autori. Ecco, a titolo d'esempio, questo ritratto di Napoleone di finissima fattura, firmato da una allieva milanese di Giambattista Gigola, Maria Bianchi di Velate, che è una nobile dilettante, però come dilettante devo dire che se la cavava benino. Anche il monzese Giuseppe Longhi, in quest'epoca, si guadagnò come De Albertis il favore dell'imperatrice Giuseppina. Così il Beretta non poté in questo tempo trattenere la sua tendenza ad assegnare di nuovo ritratti alla miniatura, visto la richiesta. L'imperatrice Giuseppina chiamò a sé il Longhi, amando dalla sua mano essere in varie foce, anche seducentemente, la solita Giuseppina ritratta. Vicini agli ambienti della corte di Cereale furono anche due artisti veneziani dediti entrambi sia alla pittura in grande che in miniatura, stabilitisi in quegli anni a Milano: Natale Schiavoni, che mediterà in età romantica il soprannome di pittore delle grazie, e il meno noto Girolamo Propiano. Schiavoni, anche abile incisore, dopo essersi guadagnato vasta fama a Trieste come ritrattista in miniatura, dal 1808 al 1815 fu intensamente attivo a Milano, dove, come narra il suo biografo Luigi Sernagiotto, strinse forti vincoli d'amicizia, in particolare con Appiani e Longhi, facendosi presto conoscere dalla corte viceréale del principe Eugenio, e raggiunto questo suo fine,
fece in pochi mesi non solo vari ritratti a miniatura di alcuni distinti generali e funzionari francesi, e particolarmente di quelli che avvicinavano il viceré, ma anche quello dello stesso principe Eugenio. E tanta destarono quelle stupende miniature ammirazione in tutti coloro che gli ritrattava, e in quanti ebbero l'opportunità di vederle, che in breve volgere di tempo fu conosciuto un tale Schiavone come... non solo alla corte del viceré, ma anche in tutte quelle famiglie di nobili e doviziosi milanesi che hanno sempre costumato proteggere gli artisti a vantaggio dell'arte stessa e a decoro della patria. Il più anziano Girolamo Crepiani operò a Milano dal 1811 al 1814, ritraendo a sua volta ripetutamente il principe Eugenio e personalità della sua cerchia più ristretta come il conte bresciano Teodoro Lichi, che qui vedete appunto in queste immagini, comandante dei garantieri della guardia del viceré. Piccola parentesi, questa miniatura è molto rovinata perché l'omonimo conte Teodoro Lechi, morto pochi anni fa, discendente diretto, non la teneva appesa al muro come avrebbe dovuto, ma era su un mobiletto, e un bel giorno la cameriera, dando l'acqua alle rose, ha dato l'acqua anche alla miniatura. Siccome i colori sono tutti a base d'acqua, nonostante il cristallo che lo proteggeva, questo è il risultato. E infatti attenzione, se qualcuno maneggia le miniature pensando di pulirla con qualcosa di umido, le distrugge, perché sono a base d'acqua, insomma. Ecco. Teodoro Lechi, il beau général di Napoleone, ricordato da Stendhal con parole d'ammirazione, assieme alla bellissima sorella Francesca, la signora Gherardi, l'essere più seducente e i più begli occhi che siano forse mai visti, protagonista del frammento del Rameau de Salzbourg, contenuto in De l'Amour. Eccoli entrambi, in alto a destra, in questa deliziosa miniatura non finita dovuta al pennello sempre del nostro Gigola, assieme ad altre due figure femminili non identificate. Oltre agli specialisti del ritratto in miniatura sin qui citati, vicini agli ambienti della corte, vanno ricordati altri validi artisti nati negli anni 70, 80 e 700, attivi stabilmente a Milano negli anni del Regno Italico, alcuni dei quali si distingueranno anche nel corso della restaurazione, iniziando dai milanesi Ferdinando Gasparoli, la cui intensa produzione come miniatore ritrattista documentata a partire dal 1805, e Carlo Bruni, specialista del ritratto in piccolo formato sia in miniatura su avorio sia pastello, come in questo attraente ritratto del conte Giovanni Bertoglio in uniforme di sottotenente del 3° reggimento cacciatori a cavallo dell'esercito del Regno Italico, databile al 1813, e gli aspetti di uniformologia datano quasi all'anno in base ai particolari dei bottoni, della pettiglia, c'è tutto un mondo. Però utilissimo, devo dire, perché sennò lo storico dell'arte corre il rischio di... invece bisogna appoggiarsi sempre come ci si appoggia agli esperti di moda, o si consultano le enciclopedie della moda del tempo, i giornali delle signore, queste cose qui. E io spesso telefono, scrivo al mio amico Massimo Fiorentino a Parigi, che è uno dei massimi esperti di uniformi napoleoniche, nonché bravissimo acquerellista, ha fatto moltissime monografie dedicate alle uniformi anche degli eserciti dei vecchi stati italiani, con tavole acquerellate su veramente strepitose. Chiusa la parentesi, il novarese Giorgio Banchi, più tardi dedito anche al ritratto all'acquerello, e la milanese Ernesta Legnani, che dal 1811 si firmerà col cognome del marito, il pittore paesista Giuseppe Bisi, specializzandosi sia nella miniatura su avorio sia nell'acquarello su carta e cartoncino, come in questo bellissimo autoritratto risalente agli anni della restaurazione, quando l'artista, assieme al cognato, il genovese Michele Bisi, è con suo attraente ritratto femminile miniato su avorio, come le ha annoverato tra i migliori allievi Giuseppe Longhi, sia nell'incisione che nella miniatura, oltre a continuare a lavorare su avorio, si dedicò con sempre maggior successo al ritratto all'acquarello. In questo interessantissimo acquarello vediamo Ernesta Bisi al lavoro in un interno. Sarebbe piaciuto moltissimo a Mario Paz, con le pareti letteralmente tappezzate dai suoi ritratti di piccolo formato, recentemente esposto in una bella mostra tenutasi alla Pinacoteca Zust di Rancate, in Canton Ticino. L'acquarello va attribuito al figlio di Michele Bisi, Luigi, apprezzatissimo specialista della veduta dell'interno.
Restano da citare rapidamente alcuni miniaturisti minori, quasi quali il milanese Ado Fioroni, il varesino Aurelio Colombo, entrambi allievi di Giuseppe Longhi e dediti come maestro sia l'incisione che la miniatura. La parmense Rosalba Bernini Corsi, registrata tra le istitutrici maestre del Collegio Reale delle Fanciulle di Milano dal 1808-1813. Serafino Fumagalli, elencato nel 1813 tra i disegnatori di prima classe presso il deposito della guerra del Regno Italico a Milano. Domenico Landini, ricordato anche come incisore in rame, e un non meglio noto miniaturista che si firma Valeri. Vanno infine ricordati due professionisti attivi per una clientela internazionale che effettuarono soggiorni di lavoro a Milano negli anni del Regno Italico, annunciando agli amatori di ritratti in miniatura la loro presenza in città dalle pagine del Corriere Milanese. Joseph de Vernois, pittore della corte granducale di Baden, attivo prevalentemente in Svizzera e in Germania, stabilitosi a Milano nel settembre 1806, e il non meglio noto signor Leonelli, pittore ritrattista a miniatura e ad olio, nonché autore dei ritratti in anamorfosi addirittura. Documentato a Milano tra l'agosto 1809 e il marzo 1810, più tardi attivo in Francia e in Germania. Ci avviamo verso la fine. Il 23 aprile 1814 a Mantova il principe Eugenio di Beauharnais, alla fine della sua ultima sfortunata campagna militare in difesa del Regno Italico, firmava la capitolazione e il 12 giugno successivo la Lombardia e il Veneto venivano annesse ufficialmente all'impero austriaco. Terminavano così gli anni entusiasmanti e tumultuosi della Milano napoleonica e si apriva la nuova stagione della Restaurazione, sancita dal Congresso di Vienna, durante la quale diversi dei miniaturisti sin qui citati, compreso Givola, continuarono a esercitare con successo nella neocapitale del Regno Lombardo-Veneto la loro professione, venendo via via affiancati da tanti colleghi più giovani, nonché da una nutrita schiera sempre più consistente di dilettanti. Ecco due effigi di grande suggestione e di squisita fattura risalenti a quel tempo, miniate da Givola su lastre d'avorio di ampio formato. La prima raffigura il pittore alessandrino Giovanni Migliara e fa parte dell'importante collezione di ritratti in miniatura raccolta da Alberto Bruni Tedeschi, padre delle celebre Bruni Tedeschi, donata dagli eredi nel 2005 al Museo Civico d'Arte Antica di Torino in Palazzo Madama. La seconda, raffigurante un'ignota donna con abbigliamento troubadour, nella quale saremmo tentati di riconoscere la seconda moglie del miniaturista Aurelia Bertera, fa parte di un nucleo importante di miniature di Givola provenienti dalla sua collezione personale, pervenute nel 1857 all'Ateneo di Brescia. Qui vi faccio vedere un particolare e su questa magnifica immagine concludo. Questa è una miniatura che Givola stesso riteneva di grande impegno, circa 20 cm, la grandezza massima e soprattutto di una finezza strepitosa. Tra gli specialisti più apprezzati a Milano nei primi anni della restaurazione vanno annoverato anche il già citato miniaturista romano Carlo Carloni, che nel 1817 riceveva nel suo atelier la visita di Stendhal, il quale, ammirato da certe grandi miniature a matita nera e rossa raffiguranti le coppie di tutti i ritratti di donne notevoli che aveva fatto nel corso della sua vita, tesseva l'elogio del ritratto in miniatura, che ancora per un ventennio avrebbe svolto la sua essenziale funzione sociale prima di essere inesorabilmente messo in crisi dall'avvento della fotografia. Come sento vera la frase di un uomo di spirito: ci si sente quasi l'amico intimo di una donna quando se ne contempla il ritratto in miniatura, si è tanto vicino a lei. La pittura olio invece li respinge ad una distanza immensa dietro a tutte le convenzioni sociali. Grazie.